Quindicesima edizione del Festival Bergamo Scienza, in cui l'INAF è stato presente con numerosi laboratori, conferenze e spettacoli. C'è chi ascolta la musica rock, la musica pop, la musica disco e poi all'interno di questi gruppi altri sottogruppi di gente che non si sopporta, no, ma quello ascolta una musica piuttosto che un'altra. La musica è così, fa parte dell'essere sociale dell'uomo. In occasione di Bergamo Scienza io presento la conferenza spettacolo Tutte le stelle del rock. Si tratta di una rivisitazione di quante volte l'astronomia è entrata nelle canzoni, negli album, nelle copertine della musica rock dagli anni 50 fino ai giorni nostri. E in questo modo si capisce in realtà quanto il cielo stellato abbia ispirato artisti e sia stato parte della vita quotidiana con la conquista dello spazio, quindi l'uomo sulla luna, ma anche con l'ampliamento degli orizzonti a cui ci hanno portato i buchi neri, le teorie più bizzarre, più esotiche, il bosone di Higgs e l'espansione dell'universo. E quindi in realtà attraverso la musica rock negli ultimi 60 anni è possibile ricostruire la storia dell'astrofisica. Quello che io sicuramente, forse molti di voi avremmo salutato con impregnazione, lui saluta in questo modo. Questa esperienza mi presentò quello che era per me un nuovo modo di ascoltare la musica, che in quel momento diveniva parte dell'atmosfera, dell'ambiente, così come il colore della luce e il suono della pioggia. Brian Eno inventa la musica ambient. Oggi è riconosciuta ed ampiamente provata l'importanza che le supernove hanno nella produzione degli elementi chimici più pesanti. Sono quelli che sono indispensabili per la vita, ossigeno, carbonio, azoto, per dire i primi tre che mi vengono in mente. E di conseguenza da lì è nato questo mio interesse verso le tematiche collegate con la ricerca della vita nell'universo. Ovviamente nel caso delle supernove è un interesse di tipo professionale, che tutt'oggi mi appassiona moltissimo. Nel caso della ricerca della vita è un interesse culturale, ma che mi vede spettatore molto interessato e appassionato, perché chiedersi se esiste vita intelligente, ma non necessariamente, se esiste vita al di fuori della Terra, è una delle domande più impegnative, ma anche più belle, alle quali dobbiamo cercare di dare una risposta. E quindi magari non, come diceva Alan Guth, certe volte non siamo in grado di fornire risposte alle domande ultime, ma possiamo discuterle con intelligenza, ed è quello che faremo oggi a Bergamo Scienza. La scienza è anticipata dalla fantascienza, chi ha visto Guerre Stellari si ricorderà di questa passeggiata di Luke Skywalker nel pianeta con i due soli. Poi 320 anni luce, questo che è di un paio di anni fa, addirittura con tre soli. Io non vorrei mai abitare un pianeta del genere, lì non si dorme mai. Un collega, mentre si parlava di queste cose, mi ha fatto osservare: guarda che se ci sono tre soli possono anche esserci tre tramonti. E quindi è un pianeta per romanticoni, ma questo è un altro paio. Ho cominciato la mia attività quasi 40 anni fa studiando una sorgente gamma che abbiamo dovuto seguire per oltre 20 anni per riuscire a capire di che cosa si trattasse, quindi questa è la famosa gamminga, e quindi oggi parlerò un pochino di questa sorgente. Parlerò in generale di stelle di neutroni, ma poi passerò alla prossima fermata della materia che si contrae e diventa un buco nero. Ho scelto di parlare dei buchi neri perché sono un argomento entusiasmante e anche perché sono stati premiati pochi giorni fa con il Nobel per la scoperta delle onde gravitazionali.
Qui invece vedete due buchi neri, vedete il tempo che passa lì, sono frazioni di secondo, e vedete questi due oggetti che si avvicinano sempre di più. Quest'anno siamo presenti a Bergamo Scienza con il nostro laboratorio Beppi Robot in viaggio verso Mercurio. Questo laboratorio presenta un video 3D che abbiamo fatto noi all'interno del nostro gruppo di ricerca a Padova e parla della missione Beppi Colombo, missione dell'Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Giapponese, che verrà lanciata nell'ottobre del 2018 per andare a scoprire appunto il pianeta più vicino al Sole. Grazie al progetto di Bergamo Scienza partecipo al laboratorio I pianeti di Martina Tremenda. In questo laboratorio noi ragazzi esponiamo ai bambini come gli scienziati scoprono i pianeti e grazie all'utilizzo di carte da gioco facciamo capire ai bambini a quale distanza i pianeti devono stare per stare in una zona abitabile in base a se la stella è grande o piccola.